e la morte di Antonio Miceli. Antonio Miceli è capo unità dell'OLAF, ossia l'Agenzia Europea Antifrode. Si tratta di un organismo che compie indagini sulle frodi in Europa, contro la corruzione e per prevenire le cattive condotte a livello di istituzioni europee. Allo stesso tempo, tra i compiti dell'OLAF vi è quello di proporre politiche contro le frodi alla Commissione Europea. Gli strumenti della finanza in Europa sono quelli che permettono di riciclare il denaro, il progetto di affari pubblici, ma anche di consolidare quelle reti di alleanze che permettono alle stesse organizzazioni mafiose di consolidare il loro patrimonio in termini di capitale sociale. Quello che dicevo a proposito del riciclaggio come fase intermedia. Ma un'altra cosa che mi ha incuriosito, perché io sono soltanto stimolo, poi si senta libero di articolare come vuole il suo intervento, è le attività investigative della sua agenzia, vi è quella di contrastare il fenomeno dell'infiltrazione delle mafie nell'accaparramento dei finanziamenti europei. Questo è molto interessante. Sì, innanzitutto un grande grazie professor Parini, è un vero piacere essere qui all'Università di Cosenza, ringrazio anche vivamente l'onorevole Laura Ferrara che mi ha cortesemente invitato. È la prima volta che metto piede nell'università della mia regione, che almeno per quelli della mia generazione continua a essere l'università con la U maiuscola. Ricordo ancora quando l'entusiasmo giovanile con cui accorsi insieme ad altri miei coetanei l'apertura nel lontano 72, la mia età, io, di questo Ateneo. E peraltro contribuire alla discussione sulle mafie o sulla criminalità organizzata, che tanto male ha fatto e continua a fare la nostra regione, non può non stare a cuore anche a un calabrese, diciamo, quale sottoscritto che fa parte della diaspora calabra in Europa. E, sì, certamente lei ha già spiegato più o meno cosa fa il mio ufficio, abbiamo sempre problemi di identità insieme al collega dell'Europol, ogni volta partecipiamo a questi. Quindi io di solito dedico i primi tre slide della mia presentazione se preparato. Dunque, quando parliamo di frodi comunitarie, parliamo soltanto di frodi comunitarie, non parliamo di frodi all'assicurazione o frodi in altre. Con la possibilità vorrei mostrare soltanto lo slide. La faccio. Solo due? Sì, qui, uno schermo principale. Comunque, affronterò anche, perché è stato più volte evocato, il tema delle asimmetrie normative. Sono anche un prodotto di asimmetria, questa qui, culturale, perché se, non posso non dedicare una parte del mio intervento, perché il mio datore di lavoro è l'Unione Europea, per accennare anche ad alcuni importanti risultati che sono stati conseguiti nella materia in termini di diminuzione delle asimmetrie normative. Questo è stato un progetto evocato da tutti i colleghi che sono intervenuti, i professori. Però ecco, mi piacerebbe anche identificare insieme a voi comunque le reticenze, le difficoltà che il legislatore europeo deve affrontare in questo tentativo di omogenizzazione o comunque di armonizzazione legislativa, e nella specie una delle difficoltà con cui penso che l'onorevole Ferrara sia confrontata ogni giorno. Dunque, l'OLAF è un organismo indipendente inserito nella Commissione Europea, ma noi lavoriamo per tutte le istituzioni dell'Unione Europea, siamo 420 unità, il direttore si chiama Giovanni Kessler, è un magistrato italiano, adesso è diventato funzionario direttore generale. Abbiamo tutti esperienza come magistrati, procuratori, funzionari doganali, funzionari di polizia, ispettori fiscali di tutti gli stati membri. Dunque abbiamo un approccio, per così dire, pluridisciplinare, abbiamo anche esperti e analisti forensi. Quindi abbiamo competenza in tutta Europa e anche sui paesi terzi, perché ricordo che i finanziamenti comunitari sono anche sui paesi terzi, nei paesi terzi. Noi svolgiamo attività di indagini interne, cioè sui nostri colleghi, comportamento fraudolento o corruzione di funzionari comunitari, quindi anche dei membri delle istituzioni, tra cui membri del Parlamento, i commissari. Per un'inchiesta che è stata svolta dai miei colleghi due anni fa, il commissario Maltese ha dovuto dimettere. Comunque il nucleo principale è rappresentato dall'indagine esterna nei confronti dei beneficiari di fondi europei, operatori economici, eccetera.
Questo è il pezzo della torta principale. Sono stato io? L'ho fatto apposta per attirare la vostra attenzione, perché ho visto che qualcuno dormiva laggiù, in fondo. Adesso passerò col professor Parrini per poco, dall'altra parte. Vi siete svegliati, beh. Dunque, questa è la torta del bilancio comunitario annuale. In entrate e in uscite 155 miliardi di euro. È una cifra che può apparire, cioè l'Unione Europea spende ogni anno 155 miliardi di euro, e questo è l'alveo delle mie competenze come investigatore, naturalmente diviso per settori. Non è una grossa cifra. Bilancio comunitario, cioè questi 105 miliardi appartengono anche a voi come cittadini europei, non è una grossa cifra, più o meno corrisponde all'1% del prodotto interno lordo di tutti gli stati messi insieme, un'inezia. Quando si chiede all'Unione Europea di intervenire, bisogna, con mezzi finanziari, con strumenti, bisogna sempre avere presente che si tratta pur sempre di 155 miliardi di euro l'anno. La maggior parte sono destinati, come vedete, nella parte verde all'agricoltura, poi c'è la parte fondi strutturali che è rappresentata dalla parte blu, e poi gli altri interventi, quindi le inezie che rimangono, sono gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. L'Unione Europea è il primo fornitore di aiuti umanitari nel mondo, poi aiuti per i paesi candidati, io mi occupo proprio di questo, di frodi nei Balcani, eccetera, e altre piccole spese, soprattutto il settore della ricerca scientifica. Quindi bisogna tenere conto che noi abbiamo competenza per cercare di proteggere il bilancio comunitario. Frode comunitario, vabbè, sia alle spese e alle entrate, non mi dilungo lì, e però ecco, vorrei, prima di passare poi abbandonare gli strati, volevo precisare che l'85% dei fondi comunitari è gestito dagli stati membri, per ministeri, per pubbliche amministrazioni sono divenute, come sapete, forti produttori idrici, quindi non è, sono soltanto una parte, il 15% dei finanziamenti comunitari che sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea, cioè le domande vengono presentate direttamente dalla Commissione Europea per la ricerca scientifica. Questa università è beneficiaria di finanziamenti della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e presumo anche dell'European Research Council. E quindi questo significa che le procedure di selezione delle domande per i finanziamenti sono gestite a livello nazionale o regionale, gran parte dalle regioni. Questo è molto importante dal punto di vista dell'analisi, dal punto di vista delle attività investigative, perché le attività criminose o regolari si collocano per l'85%, quasi sempre l'85%, a livello nazionale e locale. Quindi bisogna lavorare con le forze di polizia e con le magistrature locali. Qui ho dato soltanto qualche esempio di frode. La più importante è quella che riveste per noi una particolare importanza, le irregolarità o le frodi o le attività criminali legate alle procedure di appalti pubblici, che sono delle procedure che vengono considerate, sono le procedure principali quando si tratta di selezionare dei progetti, comunque delle, con partecipazione di finanziamenti di comunitari, col contrabbando di sigarette e la corruzione all'interno dell'istituzione. Io mi fermerei qui dal punto di vista degli slide e vorrei passare a considerare, vorrei dare una nota positiva rispetto alle attività o alle iniziative che sono state intraprese dal legislatore europeo, come dicevo poc'anzi, per cercare di diminuire queste benedette asimmetrie normative. Vorrei anche citare poi, non mi lesinerò da questo punto di vista, gli aspetti che io considero frustranti, dove nella nostra attività investigativa notiamo le reticenze a cui accennava Davide prima, le ritrosie, sia da parte degli organi legislativi europei, sia da parte degli organi investigativi europei. Dunque, quando si parla di criminalità organizzata, è stato già citato questa mattina, abbiamo l'atto legislativo di base e la direzione della decisione 4841 del 24 ottobre 2008. Ora, questo lo vorrei citare come esempio appunto di certa ambiguità e reticenza da parte del legislatore europeo quando comincia a considerare l'organizzazione criminale. Dunque, abbiamo certo una definizione di criminalità organizzata a livello legislativo da lontano 2008, un'associazione strutturata, più di due persone, stabilita nel tempo, eccetera, eccetera. Come diceva l'onorevole Ferrara questa mattina, questa definizione non contempla
il nostro 416 bis. Le cose sono drammaticamente, dal punto di vista positivo, radicalmente cambiate, perché, come avete saputo, fortunatamente la relazione d'iniziativa della nostra onorevole Ferrara verrà approvata il 25 ottobre all'Assemblea di Strasburgo, e quindi per la prima volta avremo finalmente un atto formale del Parlamento europeo il riconoscimento del 416 bis. Questo, per uno come me abituato alle lentezze, è un aspetto frustrante, e questa è una grande novità che non mi stancherò mai di precisare. Quindi io personalmente il 25 festeggerò, io spero che questo, che tutti quanti celebreremo. Comunque si tratta pur sempre, dicevo, di una decisione quadro. Cosa abbiamo assistito con questa decisione quadro? Non è un regolamento che è applicabile, che omogenizza definizione di criminalità organizzata in Europa, ma che cerca di avvicinare le legislazioni. Quindi occorre che questa decisione quadro sia trasposta negli ordinamenti giuridici nazionali. Naturalmente noi abbiamo notato che la trasposizione, il recepimento è stato non armonizzato, voi per ragioni prettamente giuridiche legate alla dottrina, alle tradizioni giuridiche dei vari stati membri, ma anche ad ostacoli di natura, per così dire, visto che siamo tra eminenti sociologi, di natura culturale o sociologica, proprio una difficoltà ad aggrappare il concetto di associazione di stampo mafioso, che poi naturalmente si traduce inevitabilmente nella sua costruzione e definizione giuridica. Dunque, però vorrei sottolineare una nota positiva, perché appunto il mio datore vuole sempre l'Unione Europea, e cioè che le dinamiche e gli strumenti istituzionali a livello dell'UE in questo settore della lotta alla criminalità organizzata sono profondamente mutate con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona alla fine del 2009, che ha consentito la comunitarizzazione, parola difficile, della cooperazione di polizia e giudiziaria. Cioè, voglio dire, prima dell'entrata in vigore di questo Trattato di Lisbona, quest'area, cioè legiferare in materia di criminalità organizzata, di lotta alle mafie, rimaneva nell'ambito della cooperazione tra Stati membri, per il cosiddetto terzo pilastro, con un ruolo marginale riservato prima di tutto al Parlamento europeo e poi anche alla Commissione. Ora, questa è una nota positiva, quest'area è entrata a far parte dell'alveo delle competenze proprie della Commissione europea, del Parlamento e della Corte di Giustizia. Dunque la Commissione europea ha il potere di presentare proposte legislative, di monitorare la corretta trasposizione degli atti legislativi dell'UE negli ordinamenti giuridici, di intervenire dunque con la procedura di infrazione. Questo è molto importante dal punto di vista della riduzione delle asimmetrie normative. La Corte di Giustizia dal 2009, c'è stato un periodo di transizione di 5 anni, ha piena giurisdizione nelle aree disciplinate in questo settore. In sostanza dal 2009 la lotta contro la criminalità organizzata è diventata un'area di competenza condivisa tra Unione Europea e Stati membri. È un'evoluzione epocale. Ma l'aspetto senz'altro più positivo del Trattato di Lisbona è stato il rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo. Si tratta di materie che includono per natura un corollario di problemi o rischi relativi al rispetto dei diritti inviolabili delle persone, alle garanzie, sui quali il Parlamento europeo deve necessariamente intervenire, ma questo non avveniva prima. Il Parlamento europeo è diventato co-legislatore insieme al Consiglio, cioè la seconda Camera, cioè la prima Camera e il Consiglio, cioè i rappresentanti degli Stati, la seconda Camera è il Parlamento europeo, attraverso la procedura ordinaria. Il Parlamento europeo prima era soltanto consultato in materie così delicate. Questo è un vero passo in avanti. Io ricordo i primi anni, quando stavo a Bruxelles, che il Parlamento europeo non aveva nessuna voce in capitolo. E perché questo? Perché si parla di cooperazione giudiziaria e di polizia, che hanno sempre rappresentato, per così dire, due elementi identitari della sovranità nazionale. Resta comunque da ricordare, per i non addetti al lavoro, che il Parlamento europeo non ha acquisito ancora, come in tutti i parlamenti normali, il potere tipico di tutti i parlamenti nazionali, che è quello di presentare proposte legislative. Questo in tutte le materie. Dunque, si è cercato di fare qualcosa per ridurre le asimmetrie normative, ma lo strumento che viene ancora adottato a livello di legislatore europeo sono le direttive. Allora, le direttive, come sapete, fissano i principi,
i paletti, i confini valicabili, ma lascia poi gli stati membri che devono ricepirla margini di manovra più o meno ampi. Quindi è chiaro che ancora il legislatore europeo, naturalmente il Parlamento, può utilizzare nella con quale attrezzo normativo la decisione, la direttiva, ma non il regolamento. Quindi si tratta ancora pur sempre di cercare di armonizzare, ma state ben attenti, non di omogenizzare, di rendere uguali gli apparati legislativi repressivi in questi settori. Un'armonizzazione più o meno spinta, ma pur sempre un'armonizzazione, rimarranno ancora delle differenze. Peraltro è chiaro che da una parte la scelta di questo strumento normativo significa che gli stati membri in qualche modo vogliono mantenere, possiamo anche capirlo, il controllo in queste delicate materie, però mi chiedo se poi non sia del tutto irrealistico, comunque contrario ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità che pure fanno parte dei nostri principi costituzionali europei, rendere perfettamente uguali le legislazioni penali dei vari stati membri e con esse evidentemente tutte le culture giuridiche diverse. Quindi per i lunghi anni a venire si tratterà pur sempre di un'armonizzazione, ma scordatevi dell'omogenizzazione, questo è impossibile. Ecco, però tra le misure che sono state adottate dal legislatore europeo vorrei citarne due o tre che sono veramente molto interessanti. Pensate alla direttiva 2042/2014 relativa al sequestro, congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi del reato nell'Unione Europea, o la direttiva 41/2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale. Ma tutti gli strumenti che sono stati via via adottati dall'Unione Europea negli ultimi 15 anni vanno nel senso di una cooperazione diretta tra gli organi giudiziari o investigativi nazionali. Non si passa più attraverso le rogatorie o l'intervento dei ministeri di grazia e giustizia. Ricordo le polemiche sulla rogatoria ai tempi di Mani Pulite, cioè il ministero italiano di grazia e giustizia che filtrava le rogatorie, comunque cercava di metterci il suo anche nel rallentare. Il principio principale è che adesso c'è una collaborazione, una volta sarà, già ci sta, ma una volta che saranno adottate dagli stati membri queste direttive, le cose sicuramente miglioreranno. Però ecco, per passare adesso a indicare qualche aspetto frustrante in questi sforzi di armonizzazione del tessuto dell'apparato amministrativo, pensate alla direttiva 42/2014 sulla confisca dei beni strumentali dei proventi di reato, lascia margini di manovra al legislatore nazionale, al legislatore olandese, al legislatore tedesco, quello francese e quello spagnolo. Si tratta anche di ostacoli di natura non soltanto concettuale o sociologica o culturale, ma anche di natura costituzionale. Pensate all'impossibilità di procedere alla confisca in mancanza di una condanna definitiva, o ancora la difficoltà da parte di molti stati membri di accettare quella che viene chiamata dalla direttiva la confisca estesa, cioè effettuare la confisca non solo sui beni associati a un dato reato riconosciuto da una sentenza, ma anche su ulteriori beni che l'autorità giudiziaria stabilisca siano comunque proventi di reato, oppure operare la confisca su beni formalmente appartenenti a terze persone. Quindi la costruzione di uno spazio di sicurezza e giustizia nel settore della lotta alle mafie è un'impresa ardua e faticosa, anche perché quello che è assolutamente costituzionale in uno Stato membro può essere assolutamente incostituzionale in un altro Stato membro. Per dire. Ora, vorrei come ultimo esempio di aspetto positivo dell'iniziativa a livello europeo, una pietra miliare è stata rappresentata dall'articolo 82 del nostro Trattato di Lisbona, Trattato di funzionamento, secondo il quale la cooperazione giudiziaria in materia penale non è, deve fondarsi sul principio udite del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Ancora un passo in avanti veramente fondamentale. Questo, il principio di riconoscimento reciproco, si basa sulla considerazione che gli stati membri dell'UE sono democratici, cioè pongono le loro basi su principi costituzionali in larga parte comuni, quindi in particolare rispetto dei diritti fondamentali della persona. Da qui tutto questo si traduce nell'accettazione da parte dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro degli atti emanati dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.
Molti atti legislativi prodotti nel settore utilizzano questo principio del riconoscimento reciproco, del riconoscimento basilare, però questo ha prodotto certamente una disciplina un po' frammentaria. E poi da ultimo vorrei ricordare l'ordine europeo, la direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale, che facilita e rende più veloce il compimento di atti di indagine in uno degli stati membri a fine di acquisire prove. Ci sono quindi degli aspetti sicuramente positivi da segnalare, con gli aspetti anche negativi. Ecco, per quanto riguarda adesso la sua domanda, l'esperienza investigativa dell'Olaf circa la presenza di attività della criminalità organizzata dalle mafie. Sì. Sì, sì. Sì, assolutamente. Dunque, noi abbiamo realizzato qualche anno fa uno studio empirico, no? Attraverso gli strumenti e le analisi accurate dei professori di sociologi. Abbiamo esaminato 375 rapporti finali di inchiesta con un impatto di 1 miliardo 750 milioni di euro di frodi, quindi i nostri rapporti finali. Abbiamo cercato di identificare la presenza della criminalità organizzata intesa ai sensi della definizione della decisione quadro del 2008. Una premessa: naturalmente la decisione definitiva sull'esistenza o meno della criminalità organizzata compete alle autorità nazionali, ma noi avevamo bisogno di avere una descrizione concettuale, abbiamo utilizzato quella della decisione qua. Tra i 375 casi l'Olaf ha identificato 35, quindi nello stesso anno, con un impatto sul bilancio euro di 750 milioni di euro. In termini di percentuali, i casi che coinvolgono la criminalità organizzata in questo studio empirico rappresentano il 10% in un anno, ma con un impatto finanziario che corrisponde al 40% del bilancio frodato. Il 10% di casi con un impatto con la presenza della criminalità organizzata si è tradotto in una frode calcolata del 40% del bilancio europeo. Quindi quattro volte più alto degli altri casi dove non era stata notata la presenza della criminalità organizzata. Tra i settori che hanno ricevuto, per così dire, l'attenzione della criminalità organizzata si notano l'agricoltura, rispondo alla sua domanda, il contrabbando di sigarette, per antonomasia il classico reato che non puoi non effettuare senza legami di reti traslazionali, le violazioni doganali, le spese dirette e i fondi strutturali. Il record è rappresentato naturalmente in termini di ammontare del contrabbando di sigarette. E se invece, qui si parla di criminalità organizzata, ma se invece, cito l'esperienza dell'Olaf, se invece si parla di reti transnazionali, la risposta diventa un tantino più semplice, perché moltissimi casi dell'Olaf sono di natura necessariamente transnazionale, perché la natura stessa dei finanziamenti europei, specialmente in certe aree, è diretta a favorire, facilitare il coinvolgimento nelle domande di finanziamento e nell'esecuzione dei progetti di operatori economici con sede in diversi stati membri. Per esempio nel settore della ricerca i finanziamenti vanno a consorzi di ricerca internazionali, in città di Cosenza, Università di Berlino, Roma, centri di ricerca. O nel settore degli aiuti umanitari o dello sviluppo, o aiuto ai paesi candidati, dove i casi di frode comunitaria seguono parallelamente la pista della corruzione dei funzionari locali o dei funzionari anche di organismi internazionali. Dunque, oppure pensate, quello che la mia esperienza diretta nei paesi balcani, dove ci sono un sacco di finanziamenti comunitari per i paesi che si avvicinano all'Unione Europea, però ecco, noi dobbiamo effettuare un'altra inchiesta su uno schema di società con sede nell'Unione Europea che vincono appalti nei paesi candidati all'adesione e sviluppo in consorzio con imprese locali. Il grosso malloppo arriva in società madri tedesche e italiane che poi operano in questi paesi candidati. E quasi tutte l'attenzione è stata focalizzata, continua a essere focalizzata sulla procedura degli appalti pubblici a livello di questi stati. Ora, vorrei adesso illustrare, come dire, la parte frustrante della nostra attività. Questo penso che sia il tema principale di questo pomeriggio. Quindi noi effettuiamo inchieste di natura amministrativa, non di natura giudiziaria. Abbiamo incisivi poteri di natura amministrativa, possiamo fare inchieste e controlli in tutti gli stati membri senza passare per le rogatorie o per le
l'erogatore appunto di natura giudiziaria. Possiamo piombare domani in Bulgaria per controllare una società senza manco chiedere permesso o avvisare prima. Però si tratta pur sempre, possiamo anche copiare i dischi, i forensi che sono molto importanti, però non abbiamo poteri di natura coercitiva. Non possiamo effettuare intercettazioni telefoniche, non possiamo avere accesso ai dati bancari. Ora, come si cerca di sormontare come investigatori questi ostacoli, ricordando che l'OLAF non esegue audit o controlli, routine, ma inchieste? Noi ci focalizziamo su inchieste, su allegation, cioè su informazioni che hanno già fin dall'inizio un fumus di possibile sviluppo criminale, quindi giudiziario. Dunque noi che cosa facciamo per sormontare questi ostacoli? Abbiamo una collaborazione stretta con le autorità giudiziarie e di polizia nazionali. Noi forniamo informazioni, know-how, documenti e quando ci si trovi fin dall'inizio, fin dai primi mesi dell'inchiesta OLAF, di fronte a attività di natura criminale, informiamo subito l'autorità giudiziaria o le forze di polizia. Peraltro è un'obbligazione giuridica e non mi posso esimere dall'informare le autorità nazionali di tutti gli stati membri se trovo qualcosa fin dall'inizio, e chiedo di procedere contro i responsabili individuati dall'OLAF. È chiaro dunque, questo è l'aspetto frustrante, che ci si muove nel labirinto delle varie legislazioni nazionali, amministrative e penali. Vi assicuro che è un esercizio faticoso, anche entusiasmante dal punto di vista intellettuale, ma veramente faticoso, perché ogni volta che bisogna produrre rapporti finali di inchiesta per la magistratura tedesca, io devo essere al corrente della legislazione penale tedesca. Se poi devo mandare un rapporto finale di inchiesta in Bulgaria, devo essere al corrente, o quantomeno citare gli articoli. E quindi un lavoro, abbiamo dei grandi giuristi. L'OLAF però è un lavoro, diciamo, incessante. Dunque, però devo anche dire che laddove l'autorità giudiziaria o di polizia locale è interessata a collaborare, questo l'esperienza mostra che ha generato delle attività di polizia giudiziaria immediate grazie alle informazioni fornite dall'OLAF, tra cui intercettazione e sequestri, e poi la successiva cooperazione degli agenti dell'OLAF contribuisce spesso in maniera determinante alla conclusione positiva dell'inchiesta nazionale. Però che fine fanno i nostri rapporti di inchiesta? Qual è il tasso di successo? Il tasso di successo varia da paese a paese, e devo dire, per rifarmi a quello che diceva il dottor professor Savona, da procura a procura. Cioè, a volte la situazione a macchia di leopardo, si collabora benissimo con certe procure, non parlo solo di quelle nazionali, di italiane, anche di altre procure, con altre procure nello stesso Stato membro, la sensibilità è diversa. Abbiamo quindi conseguito ottimi risultati in certi paesi o in certe procure e meno in altri. Ora, l'OLAF non può imporre l'esercizio dell'azione penale che compete all'autorità giudiziaria nazionale. Dobbiamo appunto constatare che in molti casi che vedono il coinvolgimento di reti criminali transnazionali, la risposta, per così dire, tiepida o la non risposta da parte dell'autorità nazionale giudiziaria ai nostri rapporti, OLAF, ha avuto come risultato l'abbandono al loro destino degli spunti investigativi o addirittura degli elementi di prova forniti dall'OLAF, e dunque, ahimè, la sostanziale impunità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Questo bisogna dirlo francamente, lo diciamo anche nei nostri rapporti annuali che presentiamo al Parlamento, un tasso di accettazione del 40% dei nostri rapporti finali. Allora, cosa si può fare? Termino. Quindi citerò un esempio che rappresenta da una parte un tentativo di procedere radicalmente in avanti in questo settore, però è un esempio che rappresenta anche, ancora una volta, la reticenza, le ritrosie da parte degli Stati membri nel mio settore di competenza di andare oltre. Mi riferisco alla Procura Europea. Procura Europea, l'articolo 86 del Trattato di Lisbona, prevede l'istituzione di una Procura Europea allo scopo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con possibilità poi di allargarlo ad altri settori, il terrorismo, eccetera. La proposta della Commissione è stata presentata nel luglio 2013. La discussione in Consiglio è cominciata a settembre dello stesso anno ed è ancora in corso. Pare dovrebbe terminare
alla fine di quest'anno per consiglio. Ora, anche qui il legislatore europeo, e in particolare il legislatore che ha deciso il trattato, ha dimostrato diffidenza nei confronti del Parlamento europeo, dunque dei rappresentanti dei suoi cittadini, perché ha previsto una procedura legislativa speciale che prevede l'unanimità del Consiglio e l'approvazione da parte del Parlamento europeo secondo il principio prendere o lasciare. Cioè l'onorevole Laura Ferrara non può utilizzare insieme ai suoi colleghi la procedura di codecisione, perché per questa specifica procura, per la prima possibilità procura europea, il legislatore europeo ha deciso di una procedura speciale in cui non coinvolge affatto, se non in misura veramente ridicola, il Parlamento europeo. Ora, alcuni capitoli rimangono ancora aperti. Dovremmo arrivare, la Presidenza slovacca ha promesso di raggiungere un accordo per la fine dell'anno, un accordo politico sul testo. Però volevo dire ancora, mi piace insistere su questa parte frustrante di asimmetrie, eccetera. Il testo che sarà approvato dal Consiglio, cioè dai rappresentanti degli Stati membri, quindi dai nostri ministri della giustizia che rappresentano, che siedono nel Consiglio, è molto diverso dalla proposta iniziale della Commissione europea. Cioè l'iniziale innovativa proposta della Commissione è stata via via attenuata, smussata dai rappresentanti dei governi nazionali che partecipano ai negoziati del Consiglio. È molto facile indicare che Bruxelles, sicuramente Bruxelles ha le sue colpe, però l'analisi ci domanda, ci che specialmente in consessi universitari, di fare la distinzione. Bruxelles è un'entità troppo generica. Ecco, in questi casi io punto il dito sugli Stati membri che hanno edulcorato la proposta iniziale della Commissione europea. I cambiamenti sono importantissimi. Per esempio le competenze del procuratore europeo. Prima c'era una competenza esclusiva della procura europea, nella proposta CE, adesso si è passata alla competenza condivisa con le autorità giudiziarie degli Stati membri, con tutto il corredo di complessità organizzative, di conflitti di competenza. Altro cambiamento radicale è che la Commissione aveva pensato, sostenuto dal Parlamento, la struttura procura europea come organo monocratico, adesso è diventato collegiale. Quindi non c'è più un unico procuratore, ma tanti procuratori. Dunque, noi come funzionari della Commissione europea insieme al Parlamento non siamo assolutamente soddisfatti, ma sarà probabilmente approvato. Dunque, pensate a questi aspetti. Il testo attuale del progetto di regolamento stabilisce che la Procura europea è competente solo per quei casi dove i danni alla Unione europea non eccedono i danni causati ad altre vittime. Questo è un principio che escluderà dalla Procura europea tutti i fondi strutturali, il cofinanziamento dello Stato, anche in materia di contrabbando di sigarette, perché c'è la gran parte del budget che è proprio dello Stato. Quindi tutto questo significa che la Procura europea non avrà alcuna competenza per investigare quelle attività criminali di natura spesso, come dire, transnazionale. In questo caso il valore aggiunto che potrebbe finire un'inchiesta e un coordinamento effettuato a livello centrale viene completamente vanificato. Anche la competenza su alcuni casi di evasione all'IVA, che hanno natura transnazionale, rimarrebbe fuori della Procura europea. Dunque, volevo semplicemente dire a questo proposito, e finisco, che non è sicuramente la situazione non è certamente del tutto negativa, almeno a partire dal Trattato di Lisbona, ampliato, ripeto, i poteri del Parlamento europeo. La situazione può essere sicuramente migliorata, però mi piace citare questo esempio di procura europea che secondo me descrive, è un'icona delle dinamiche istituzionali, delle dinamiche decisionali a livello europeo. C'è una proposta della Commissione, ma poi la proposta può essere emendata dal Parlamento europeo, che venga. In questo caso la Procura europea, l'attore principale, che dovrebbe essere rappresentato dal Parlamento, è completamente messo da parte. Devo dare atto all'onorevole Laura Ferrara e ai suoi colleghi che su iniziativa dell'onorevole insieme ad altri onorevoli parlamentari europei, nel suo piccolo il Parlamento ha reagito, perché
ha presentato una mozione che poi è stata approvata, in cui più o meno sostiene al 90% le posizioni della Commissione. Anche il Parlamento europeo non è soddisfatto per nulla per come sono andate le cose per quanto riguarda la Procura europea, che pure avrebbe rappresentato, non dico la soluzione finale, ma comunque un passo in avanti strepitoso nel contesto della riduzione delle asimmetrie giuridico-operative, investigative, che contraddistinguono la lotta alle frodi transnazionali. Ho finito, spero di aver contribuito a diradare un pochettino la nebbia che rende difficoltosa la comprensione dei non sempre chiari meccanismi decisionali brussellesi, con l'intento di indicare i passi sicuramente avanti, ma senza dimenticare tutte le frustrazioni, gli ostacoli di varia natura che si frappongono ad una armonizzazione efficiente degli apparati investigativi. Ecco, è importante in questi momenti di grande demagogia antieuropea di mantenere come cittadini europei il gusto di un'analisi accurata e di vedere, se possibile, individuare dove sono le responsabilità e le ritrosie istituzionali che rallentano il processo. Giovanni Falcone diceva a proposito di mafia che possiamo sempre fare qualcosa, e poi aggiungeva: questa massima andrebbe scolpita sullo scranno di ogni magistrato e di ogni poliziotto. Ecco, la frase "possiamo fare sempre qualcosa" andrebbe scritta anche sullo scranno dei membri delle istituzioni europee, dei suoi funzionari e dei rappresentanti degli stati membri che operano e decidono in Europa. Grazie.